Siamo qui alla gelateria Peppino di Torino in Piazza Carignano con il tenore Andrea Carrera. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Senti, a febbraio sarai Don José in Carmen alla Royal Opera House di Londra. Un commento, cosa ci racconti? Posso dire che sono contento di ritornare a Londra, sia perché è una bellissima città e sia perché amo molto questo teatro. Sono molto incuriosito dalla produzione che verrà fatta perché dopo penso 15-16 anni cambiano la produzione di Carmen al Covent Garden e non ci sarà più quella della Francesca Zambello, ma sarà Barikowski. Non è una nuovissima produzione perché è stata fatta a Francoforte, se non erro, però non vedo l'ora di essere in questa produzione e vedere il punto di vista di questo regista che non conosco ancora personalmente. E sarà anche molto curioso rincontrare i colleghi con cui ho fatto Carmen recentemente a Madrid, perché sia l'altro cast con Francesco Meli, con Caro Amico e Anna Goriachova nella Carmen, che noi siamo con Gael Arquette, quindi sono gli stessi cast che c'erano a Madrid. Però sarà molto curioso vedere quella Carmen lì spostata in questa produzione, insomma. Per te si tratta di un ritorno perché nel 2013 hai debuttato sempre nello stesso teatro con l'Ismaele nel Nabucco al fianco di Placido Domingo. Raccontaci qualche tua emozione in quel frangente. Diciamo che è stata una situazione molto particolare perché era il mio debutto al Covent Garden di Londra e il mio primo incontro con uno dei miei miti. Come ho detto recentemente, ho recentemente cantato con lui a Valencia nel Don Carlo e come ho detto recentemente in altre interviste, credo che non fossi completamente maturo come cantante e come persona allora, quindi non riuscivo a passare al di là della barriera che c'era fra mito e ascoltatore, insomma. Quindi non ho potuto in quell'occasione, nel 2013, parlare molto con lui, non perché fosse lui a tenermi distante, anzi è una persona cordialissima e un artista incredibile veramente, però proprio per una questione mia di rispetto e di, non so, mi sono io distanziato e distaccato da lui, però adesso potuto godere di più di questa, della sua presenza, a chiedergli consigli per l'interpretazione, per la tecnica, passaggi più difficili, visto che comunque siamo anche di un repertorio molto simile come voci. Ecco. Senti, sempre a Rho di Londra, che diciamo è un teatro dove a quanto pare lavori parecchio, c'è stato nel 2015 una sostituzione, Last Minutes, hai sostituito Kaufman nell'ultima recita di Carmen. Che emozioni si provano quando si viene all'ultimo si entra in scena? Ma in questo caso è stato un colpo abbastanza forte perché io stimo tantissimo Jonas Kaufman, seguo la sua carriera con molta attenzione e quando sono stato chiamato non mi era stato comunicato subito che dovevo sostituire lui. E forse è stato meglio perché non so se avrei accettato, perché ovviamente quando si va a sostituire dei cantanti così famosi, degli artisti così famosi e così attesi, proprio come Jonas, è un po' un pericolo perché ovviamente il pubblico è rimasto molto come dire, deluso del fatto che lui dovesse cancellare. Purtroppo siamo esseri umani Certo. e le malattie possono succedere a tutti, è successo anche a me tante volte, quindi soprattutto nei periodi invernali non è sempre semplice quando uno prende voli, ci sono un virus sugli aerei, eccetera, quindi a maggior ragione una personalità come lui, un artista come lui, atteso così tanto e dal quale ci si aspetta sempre moltissimo, giustamente se non si sente al top Certo. non vuole affrontare la serata. E diciamo, per me è stato molto bene, anche se molto duro, perché subito lì per lì il pubblico è rimasto molto scontento, quindi si è sentito il disappunto del pubblico all'annuncio della sostituzione, però alla fine della serata sono stati molto contenti, ci sono stati tantissimi applausi, tanti fan alla fine a chiedere autografi, gente che non mi conosceva ancora,
anche perché comunque nel ruolo di Ismaele sì, è un protagonista tenorile, però non è un ruolo che spicca moltissimo nel Nabucco, insomma, e non avevo avuto moltissimo spazio, mentre invece Don José è tutto un altro vivere, insomma. E certo. Senti, tu sei stato nei teatri più importanti del mondo. Nel 2016 hai debuttato all'NCPA di Pechino nella Gioconda di Ponchielli. Sì. Cosa ricordi? Ricordo lo smog. Lo smog è stata la cosa più dura da affrontare, penso, in quella produzione. E sono stato contento di ritrovare il maestro Pizzi nella regia in quell'occasione, che avevo incontrato nel 2007, se non erro, proprio all'inizio dei miei debutti, e sempre all'estero, eravamo in Corea, a Seoul, con una Traviata, e sì, quindi questa era la sua regia, e credo, se non erro, che sarà ripetuta adesso a Barcellona, dove mi hanno chiamato nuovamente nel 2019, la primavera 2019, e quindi non vedo l'ora di riaffrontare un ruolo molto difficile ma anche molto bello, una musica interessante e forse un'opera un po' poco rappresentata. Sì, un'opera poco rappresentata fino agli ultimi anni, perché appunto recentemente l'ho fatta nel 2016 a Pechino, adesso la farò a Bruxelles e poi a Barcellona, quindi forse sta ritornando. Anche le opere seguono un po' le mode. Esatto. Senti, due parole sul Don Carlo al Bolshoi di Mosca. Com'è il pubblico russo? Molto caldo, devo dire, non mi aspettavo, c'era una grande attesa per quel debutto, perché era il mio debutto al Bolshoi ed era tanto farlo con un cast così interessante e coprendo un ruolo così importante, insomma, non è... In tanti mi chiedevano quanto stress avessi a affrontare Don Carlo, anche perché, se non erro, erano parecchi anni che non la mettevano in repertorio come opera, quindi aspettavano proprio il tenore parecchio. Senti, prossimamente sarai negli Stati Uniti e in Italia nel ruolo di Mario Cavaradossi in Tosca, un ruolo bellissimo. Sai quali saranno i teatri, cioè dove canterai, e qualche parola su come sarà questo tuo Mario Cavaradossi? Ma innanzitutto saranno Detroit in America e Parma, il Teatro Regio. Bellissimo. E sono contento di ritornare in Italia dopo tanti anni, perché recentemente ho cantato solo più all'estero per una serie di ragioni, che i teatri esteri prenotano con molto anticipo e purtroppo quindi le richieste arrivavano dall'Italia, però non ero già prenotato e non si riusciva a trovare un momento libero. In combinazione è saltato un contratto che avevo all'estero di nuovo e ero contentissimo di avere quel periodo libero per poter debuttare a Parma, perché io a Parma non ho mai cantato, quindi è un momento molto atteso per me. Certo. Tra l'altro con un bel cast, mi hanno detto una bella regia, che non so ancora, non conosco il regista, però e la stessa cosa sarà in America, con Detroit, la prima volta, sarà un debutto anche lì. Cosa ti aspetti da questo debutto a Detroit? Ma, sono curioso, perché spesso e volentieri, quando ho cantato in America, ho trovato un pubblico molto caloroso, però allo stesso tempo molto distante dalla nostra cultura. E quindi hanno un modo di recepire e affrontare l'opera come ascoltatori molto diverso dalla nostra, e loro si emozionano per l'emissione vocale, probabilmente per il suono dell'orchestra, ma non capiscono veramente a fondo i personaggi, il dramma, anzi delle volte è capitato di sentire che ridano addirittura, ridessero delle scene forse un po' patetiche per la loro cultura, insomma, ovviamente abbiamo anni di storia completamente diversi, e il dramma, la tragedia nostra loro non la concepiscono, ecco. Alle volte capita di vedere delle Carmen in cui ci sono dei momenti drammatici e il pubblico americano ride, perché sembra assurdo che ci sia un uomo che esce di testa e chieda mille volte alla sua ex compagna di ritornare assieme.
Quindi è molto particolare perché delle volte uno la prende, cioè come europeo, delle volte ti viene da prenderla un po' male, poi capisci anche comunque il loro punto di vista, il loro modo di prendere una vita più leggera, ecco. Senti, nel privato chi è Andrea Carré? Cosa fai? Quali sono i tuoi hobby? Ma diciamo che recentemente non ho avuto tantissimi hobby, non c'è moltissimo tempo, però diciamo mi piace molto ascoltare musica jazz, ascoltare dal vivo e ascoltarlo a casa quando non devo studiare le mie cose, il nuovo repertorio, anche perché mia moglie è una sassofonista jazz finlandese, quindi per forza di cose ci alterniamo nel repertorio, insomma, lei ascolta me, io ascolto lei. Siete un'ottima unione, quindi. Sì, molto particolare. Diciamo che secondo me è l'ideale, perché lei non può ascoltare, non si può andare avanti tutto il giorno e tutti i giorni ad ascoltare sempre jazz, e così come non si può fare la stessa cosa dell'opera. Secondo me è un bel mix. Perfetto, grazie mille per l'intervista, in bocca al lupo per tutti i tuoi impegni. Grazie a voi.